Innanzitutto questa delibera è frutto di un lavoro importante che è stato fatto per molti mesi, è frutto di un dialogo con le forze politiche, con la città, è una proposta al Consiglio Comunale, è una sintesi di un lavoro che non è concluso, quindi noi adesso ci apriamo ulteriormente al dibattito, al confronto con i partiti, in particolare al confronto con i rappresentanti del popolo che si trovano in Consiglio Comunale. Ma noi dobbiamo trovare una sintesi, che sconfigga definitivamente speculazioni e anche l'immobilismo, perché altrimenti Bagnoli muore. Muore come è stato per tanti anni nel passato. Noi l'abbiamo salvata, la vogliamo far rinascere, stiamo a una svolta. A momenti avremo la convocazione del governo perché la regione ha fatto gli ultimi adempimenti, quindi si chiuderà la questione Città della Scienza e fondi per la bonifica. Noi col nostro atto vogliamo far vivere Bagnoli, non vogliamo cementificare maggiormente, vogliamo fare un parco urbano che sia parco urbano, che sia un parco urbano bello, serio, importante, che non sia solo un roseto. Vogliamo dare la vocazione turistico-naturalistica a Bagnoli, quindi un lungomare molto bello, vivo, con spiaggia pubblica, ma anche con iniziative del territorio. Vogliamo dare lavoro, e il lavoro è dato dal turismo, dalla cultura. Vogliamo dare case fatte bene, che non siano case ermoni, dormitori, ma bensì case degne per i nostri giovani soprattutto. Vogliamo Case dare per una una classe prospettiva a media. Bagnole, classe media, vogliamo anche dare luoghi per fare impresa, il PTA e quant'altro. Siamo a una svolta e abbiamo notato un grandissimo interesse su questo anche da parte di Cassa Depositi e Prestiti, incontri che ho avuto io anche col presidente Bassanini. Insomma, io credo che stiamo anche su Bagnoli a una svolta, quindi bisogna trovare una sintesi perché ovviamente quando sono svolte epocali non è che puoi avere il consenso unanime, come giusto che sia, è bene che si apra un dibattito affinché ci consenta di fare la migliore scelta. Sicuramente voglio essere molto chiaro, gli speculatori se ne staranno a casa, ma anche gli ideologi dell'immobilismo, di quello che Bagnoli non si deve toccare nulla e deve quindi morire così per sempre, perché ho un obiettivo preciso, è quello di creare centinaia e centinaia e centinaia di posti di lavoro e prospettive, soprattutto ai bagnolesi e all'area flegrea che se lo meritano. Dopo anni di disgrazie, di momenti bui e anche di morti, perché a Bagnoli sono stati morti per i residui dell'Italsider, per l'amianto e per quant'altro. I tempi devono essere rapidi perché si discute su Bagnoli da anni, quindi si discuterà nelle sedi opportune, con il Consiglio Comunale, con i partiti, con la città, ma noi andiamo avanti, anche perché se ti fermi a Bagnoli sei morto, perché ormai non c'è più tempo.